Oh, buonasera a tutti. Eccoci qua. Luisa è stata bravissima nel anticipare che cosa vi andrò a raccontare. Ve lo ripeto in maniera diversa. Quello che io vorrei riuscire a trasmettervi è innanzitutto qualche concetto importante su tre degli strumenti fondamentali che dovrebbero esserci in qualsiasi piano di web marketing per strutture ricettive, strutture ristorative, enti di promozione turistica. Ma soprattutto vorrei creare in voi una sorta di stimolo per approfondire quello che sicuramente non può essere espresso in così poco tempo. Come diceva Luisa, questo webinar si divide in tre parti. La prima parte riguarda gli strumenti transattivi, cioè quali sono i migliori strumenti da utilizzare nella vostra struttura, nel vostro ente di promozione turistica per vendere? E con vendere non intendo dire soltanto vendere ad esempio una camera, ma ad esempio per un ente di promozione turistica potrebbe essere la ricerca e la richiesta di informazioni. Per capire dove, cioè per capire quali strumenti utilizzare per vendere, è fondamentale capire dove andare a vendere e dove relazionarsi. Iniziamo con la prima parte. Vi faccio vedere delle fotografie. Vorrei che faceste uno sforzo mentale per capire e per cercare di capirne le similitudini l'una rispetto all'altra. Questo è un pontile con due persone. Questa è, tutti voi la conoscete, Piazza del Campo di Siena. E questa è Piazza Tiananmen a Pechino. Okay. Vediamo altre tre fotografie completamente diverse. E quindi qui abbiamo un centro commerciale, un supermarket, qui abbiamo l'Apple Store di Milano e qui abbiamo Disneyland Parigi. Allora, queste coppie di foto, queste tre foto iniziali, queste tre foto finali, hanno delle caratteristiche comuni. Le prime tre foto hanno come caratteristica essenziale che riguardano le persone. Sono tra di loro relazionali, necessitano di storia e necessitano di rapporti tra le persone. Queste ultime tre foto, come esempio Disneyland Parigi, la storia non c'entra, le relazioni non ci sono, figuriamoci se all'interno di un supermarket ci sono delle relazioni, tutto sta a significare vendita, tutto sta a significare acquisto. All'interno di questi spazi transazionali, il nostro fine ultimo per sentirci realizzati, ahimè, è quello di acquistare. Se noi volessimo fare un confronto con il web, cosa che dobbiamo fare, anche all'interno di questo spazio non reale, abbiamo un luogo preposto alla relazione, all'identità ed al confronto. E abbiamo un luogo preposto alla transazione, all'acquisto di beni e servizi. Come possiamo unire questi spazi, questi luoghi che sono distanti tra di loro? Okay? Li possiamo unire tramite uno spazio, un luogo che si frappone tra i due. Questa è una foto che vi rappresenta una presentazione di un libro all'interno di una libreria. Voi sapete benissimo che all'interno della libreria, si acquistano dei libri, si vendono dei libri, però durante una presentazione di un libro l'acquisto passa in secondo piano. Siamo lì per sentire l'autore cosa c'ha da raccontarci. È una sorta di tacito accordo tra chi vende beni e chi ne potrebbe fruire. Se vogliamo fare un confronto anche questa volta con il web, abbiamo il nostro website, che rappresenta il punto da cui le nostre offerte devono uscire, abbiamo i nostri social media, che rappresentano gli spazi storici, relazionali e identitari della nostra mission, della nostra filosofia, e tra gli uni e gli altri abbiamo il nostro blog. Il blog diventa il punto di incontro tra i due spazi del web. Il blog è una sorta di zona franca dove noi accogliamo i nostri clienti senza imporgli l'acquisto, dicendo loro venite a trovarci che abbiamo qualcosa da regalarvi, vi stiamo regalando delle informazioni.
Passiamo ora all'atto fondamentale che il nostro potenziale acquirente compie all'interno dei nostri spazi transazionali, che è l'acquisto. L'acquisto si svolge in cinque fasi. Si parte ovviamente da un riconoscimento del bisogno che ho in quel determinato momento. Nel momento in cui noi abbiamo questa sensazione, necessariamente andiamo a ricercare le informazioni. Una volta che ho trovato le informazioni necessarie, vado a valutarle, a metterle a confronto l'una rispetto all'altra. Dopodiché, quando ho scelto, effettuo l'acquisto. Dopo l'acquisto, ho tutte le possibilità, le tecnologie mi mettono a disposizione tutti gli strumenti per poter effettuare una valutazione post-acquisto. Queste sono, in maniera molto esemplificata, gli step che ognuno di noi compie per giungere all'acquisto e per giungere alla considerazione che noi facciamo del nostro acquisto. Dal punto di vista invece del brand, dell'azienda, possiamo rappresentare questa storia come una sorta di imbuto, si chiama marketing funnel, alla cui sommità c'è l'awareness, l'interesse che noi abbiamo come utenti nei confronti di un brand, la considerazione che abbiamo di questo brand, la conversione, conversions, cioè la trasformazione del brand in acquisto, la fidelizzazione e quello che io chiamo l'evangelizzazione, cioè la strenua difesa del brand a prescindere dall'acquisto vero e proprio. Ovviamente questo funnel si deve riferire a caratteristiche del consumatore che negli anni sono cambiate e ultimamente lo sono ancora di più perché il consumatore è diventato incredibilmente esigente. È diventato esigente perché è informato e ha pochissimo tempo a disposizione, c'ha la tecnologia, c'ha gli strumenti, c'ha il know-how, ma soprattutto deve saper gestire 5.000 messaggi al giorno. Quindi lui, ognuno di noi, giornalmente, in maniera inconscia, decide quali di questi 5.000 messaggi far passare e quale non, far passare. Quindi quando abbiamo, in mente il nostro consumatore, è di questo consumatore che stiamo parlando, non di un consumatore semplice, di un consumatore complesso, non di uno strumento che mi permette la fluidificazione di un processo di vendita esemplificato, ma molto più complesso di come potrei immaginare. Il prodotto è passato ovviamente da un prodotto base, ad esempio, faccio l'esempio di un albergo, il prodotto base di un albergo è dormire, dormire all'interno di questo albergo rappresenta la soddisfazione di un bisogno essenziale. Il prodotto atteso è quello che io mi aspetto che ci sia all'interno di una camera, l'aria condizionata ormai è un prodotto atteso, lo era già 5 anni fa, così come non lo era la Wi-Fi. Oggi anche la Wi-Fi, ad esempio, è un prodotto atteso all'interno di una camera. Il prodotto aumentato è un prodotto che non ti aspetti. Vai nella camera, trovi la Wi-Fi e te lo aspettavi, trovi l'aria condizionata e te l'aspettavi, trovi il cestino di frutta fresca a tua disposizione. È un prodotto aumentato, hai soddisfatto tu produttore. Le aspettative del cliente le hai anticipate, ok? Il prodotto potenziale è un prodotto che ancora non scaturisce da un bisogno evidente. Ad esempio, se io vado in un albergo perché c'è un seminario e leggo nelle informative, nelle directory della camera che l'albergo d'estate diventa fantastico per i bambini perché ci sono i giochi, le babysitter, mi può interessare non come businessman, ma come padre di famiglia. Quindi ci penso quando quest'estate sarà ora di prenotare la mia vacanza. Dal prodotto si è passati volutamente all'esperienza. Il consumatore non vuole più un prodotto base, atteso, aumentato, potenziale. Il consumatore vuole un'esperienza, vuole capire da noi che esperienza può vivere con questo prodotto? Vuole sentire i sapori, gli odori, il gusto di dormire nella vostra camera, ad esempio. Per riuscirci, non è più importante, non solo quantomeno, saper descrivere tecnicamente la camera, saper descrivere
tecnicamente è un ristorante, ma aprire la finestra, quello che mi piace dire a me come esperienzio, una camera d'albergo, apro la finestra, faccio vedere all'utente che cosa c'è fuori, come esperienza un territorio, faccio conoscere gli abitanti di questo territorio e dico al turista che è considerato come un abitante all'interno di questo territorio. Ecco l'esperienza che si può vivere. Le sette azioni che si compiono in internet, tanto per rientrare nel web, sono queste e sono in ordine di importanza. Quindi chi sta sul web per imparare, per divertirsi, per socializzare, per esprimere se stesso, per influenzare, per fare affari e per acquistare. Sostanzialmente il 70% delle persone stanno sul web per esplicitare queste tre azioni. Per imparare, per divertirsi, per socializzare. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se noi vogliamo, e torniamo indietro, andare a creare uno strumento utile per acquistare, dobbiamo fare in modo che le prime tre azioni si svolgano bene, si svolgano in maniera impeccabile. Quindi anche nello strumento dell'acquisto ci deve essere divertimento, coinvolgimento, socializzazione conoscenza. Ok? Quando andiamo a creare il nostro strumento transazionale dobbiamo pensare ad un utente che non viene da noi solo ed esclusivamente per spingere il pulsante dell'acquisto. Viene da noi per, prima di tutto, per fare queste tre cose, per imparare, per divertirsi e per socializzare. Qua abbiamo una statistica che ci fa capire e ci conferma quello che ho detto. L'online shopping rappresenta il 5% del tempo che l'utente medio consuma all'interno del web. L'e-commerce è il primo degli strumenti transattivi che noi andremo a considerare. Perché? Perché è quello che negli ultimi anni, dal 2004 al 2013, è cresciuto di più. Fino all'ultimo anno, dal 2012, con punte di due cifre ogni anno, dal 2011 18%, dal 2012 21%, dal 2013 22%. Signori, l'e-commerce sta diventando uno strumento fondamentale nei vostri spazi transattivi. Che cosa si vende all'interno degli e-commerce? Di tutto, il tempo libero, salute, moda. Però una cosa che a noi interessa è il turismo, e il turismo segna nel 2013 un più 25%. Purtroppo, o per fortuna, dipende dai punti di vista, il negozio fisico risulta ancora il canale di vendita preferito dal 74% delle imprese. Okay? Solo il 29% delle imprese ha uno shop online, il 34% dichiara di non avere intenzione di realizzarlo, il 37% ha intenzione di volerle implementare, ma non prima di 3 anni, l'82% non lo ritiene adatto e o utile al proprio business. E che cosa mi fanno capire questi dati? Due cose. La prima è che c'è una ristrettezza mentale di visione, per quanto concerne il web, sull'ambito temporale. Io non posso fare piani triennali di web marketing. Il web marketing va fatto annualmente con una strategia che sicuramente ha un termine temporale più ampio, ma pensare di voler implementare uno strumento transattivo di fondamentale importanza non prima dei 3 anni mi fa capire che dal punto di vista dell'imprenditore c'è una visione molto ristretta di tutte queste aspetti fondamentali. Un'altra cosa importante è che solo il 29% delle imprese ha uno shop online. Che cosa vuol dire? È che è un vantaggio competitivo per chi lo mette. Cioè fa parte di quella minoranza del 30% che dà la possibilità a un utente di acquistare. Quindi, forza! L'allestimento di un sito di e-commerce e in realtà l'attivazione di un nuovo canale di vendita ha tantissimi vantaggi. Parliamo oggi di due vantaggi fondamentali, e cioè un vantaggio temporale e aperto. Non ho bisogno di 3 turni, non ho bisogno di personale tecnico che mi stia nel desk dell'hotel, ad esempio, nel desk del mio negozio dove vendo non so, cose per i turisti 24 ore al giorno, perché c'ho un negozio che è aperto da solo 24 ore al giorno.
E poi un vantaggio di tipo geografico, non ho bisogno di farli venire i miei clienti per acquistare, possono farlo da casa. I fattori identificati come determinanti da tantissime analisi di mercato che sono state fatte confermano quello che dicevamo prima, e cioè io faccio acquisti in quel determinato e-commerce perché mi diverto, perché sono sicuro, perché lo sento come una cosa utile, perché è integrato con i social network, è perfettamente disponibile su internet. Vi è l'idea e la percezione di una forte competenza dall'altra parte, è facile da usare ed è una bella esperienza effettuare l'acquisto. Quali sono le criticità? Ecco, le criticità sono due fondamentalmente. Il cliente non vede chi sta vendendo e non vede il bene che sta acquistando. Questo è molto importante per quanto riguarda il prodotto vero e proprio, un po' di meno per quanto riguarda il servizio, come vedremo dopo. Infatti l'e-commerce sì, va benissimo per i prodotti, non tanto per la vendita dei servizi. Logistica. Molte aziende con cui mi sono trovato ad avere a che fare avevano impiantato un ottimo sistema di e-commerce, ma ahimè si erano dimenticati che è come aprire ad un nuovo canale di distribuzione, quindi aumentano le vendite, aumentano i clienti, bisogna rinforzare il nostro processo e la logistica è fondamentale in questo. Se io non ho una logistica settata per vedere incrementate le vendite del 20-30%, magari da un punto di vista anche internazionale, faccio un buco nell'acqua, anzi peggioro la situazione. Quindi attenzione al contatto diretto, quindi rendere sempre disponibile comunque qualcuno che sia in back office, e attenzione alla logistica, non buttatevi nell'e-commerce se non avete una logistica forte. Gli step sono semplici, nasce dopo un'attenta analisi dell'azienda, a partire dal suo posizionamento di mercato e dagli obiettivi di medio e lungo periodo. Una cosa vi chiedo prima di fare un e-commerce: guardatevi allo specchio da imprenditori e chiedetevi chi sono e cosa voglio diventare. Quindi scrivete che cosa è la vostra vision e la vostra mission. Se non l'avete, non vi imbarcate in un'avventura di questo tipo. Dopo questo si definiscono gli obiettivi, si costruisce il business plan dell'iniziativa. Quindi investimenti, costi fissi, variabili, ricavi, coinvolgendo sempre tutto lo staff. Altro strumento transazionale, lo dicevamo prima, lo ricordavamo prima, il Booking Engine. Il Booking Engine è uno strumento che serve agli utenti che si collegano al sito web, ad esempio di una struttura ricettiva, hotel, agriturismo, bed and breakfast, di consultare online in tempo reale la disponibilità della camera e successivamente di prenotare in maniera autonoma il proprio soggiorno, fornendo i dati eventualmente della propria carta di credito a garanzia. Molti hotel hanno il Booking Engine, molti non ce l'hanno, molti confondono il Booking Engine con ad esempio Booking.com. Sono due cose diverse. Il Booking Engine è uno strumento proprietario transazionale dell'hotel. Booking.com è ovviamente uno strumento di distribuzione. Perché ho parlato di Booking.com? Così come potrei parlare di Expedia, HRS e tutte le, si chiamano OTA, Online Travel Agency, perché il cliente che trova la vostra camera generalmente la trova prima su questi distributori, ok? E dopodiché vi va a cercare direttamente. È come andare a comprare qualcosa direttamente in fabbrica, come andare a comprare una padella in fabbrica. Le domande che si pone, e cioè, ma che cosa scelgo? Lo compro da te, albergatore, o lo compro da un distributore? Le domande sono sempre le stesse, e cioè, avete lo stesso prezzo? C'è la stessa semplicità di fruizione? Ci sono le stesse condizioni? C'è la stessa fiducia? Riesce il produttore a trasmettere la stessa fiducia? C'è un sistema di transazione semplice come è quello di una OTA? C'è la stessa possibilità di scelta? Quando è che sceglie voi? Quando a queste risposte, a queste domande, le risposte sono: le condizioni del mio sistema transazionale in hotel sono più vantaggiose di quelle che ha un mio distributore.
con più vantaggiose, non intendo dire semplicemente hanno un prezzo migliore, perché molte volte contrattualmente è anche difficile dare un prezzo più basso del mio distributore, ma posso dare dei servizi aggiuntivi, e cioè posso dire guardate che se prenoti direttamente con noi puoi arrivare presto, non dopo le 14, puoi arrivare l'early booking, puoi fare un booking alle 10 di mattina. Puoi fare il late checkout, non devi andare via entro le 10 di mattina, ma puoi andare via dopo le 18, ok? Se prenoti con noi c'hai le omelette gratuite alla colazione, non so, ce ne sono tanti servizi attesi che potrebbero avere un prezzo, di servizi aumentati che potrebbero avere un prezzo, che potrebbero però rientrare all'interno delle vostre tariffe per renderle più vantaggiose. Maggiore possibilità di scelta, quindi non c'ho una cancellation policy, quindi una politica di cancellazione, ma ce ne ho tre rispetto al mio distributore che ne ha una sola. Migliori contenuti, spiego meglio la mia camera, trovano degli esseri umani, hanno la possibilità istantaneamente, magari con una chat, magari con Skype, magari con WhatsApp, di contattarvi. C'è una scelta differenziale e c'è una multicanalità, vi trovano sul web, così come vi trovano sullo smartphone, vi trovano sui social network, vi trovano ovunque. Le caratteristiche di un booking engine ideale dovrebbero essere queste. Deve essere immediato, quindi l'acquisto di una camera deve avvenire in tre step. Deve essere sicuro e sulla sicurezza devono esserci dei requisiti. Deve essere conveniente, deve essere semplice, deve essere modulare. Per l'albergatore che si appresta a comprare un booking engine, deve poter scegliere, prendo il booking engine, prendo, che so io, l'upselling, cioè la possibilità di acquistare servizi oltre alla camera, come ad esempio il transfer dall'aeroporto, e deve essere ovviamente multilingua. Deve essere, allora, parliamo adesso di due strumenti specifici che esistono in commercio, che sono Ottimo Booking. Ottimo Booking è un booking engine specifico per strutture ricettive, ricettive dagli alberghi e agli agriturismi. Ottimo Booking ha delle caratteristiche particolari, è orientato al revenue management, cioè alla definizione dinamica dei prezzi al verificarsi di determinate condizioni. Permette la gestione dei pacchetti, quindi permette di vendere non solo night by night, ma permette di vendere un pacchetto di Natale comprensivo di tre notti più il pranzo. È collegato con Facebook, è collegato con TripAdvisor che tutti noi conosciamo, è responsive, significa che è visualizzabile anche da un dispositivo mobile, permette di acquistare servizi extra. Gestisce offerte speciali e last minute. Ben diverso Ottimo Booking da VacationSpal, che è un booking engine specifico per le ville. Chi ha una villa generalmente ha un target che acquista non una camera, ma l'intera villa, e non per una notte, ma per una settimana. Integra il booking, il channel e quindi la gestione dei canali sui distributori e un piccolo gestionale. Integra portali specifici per l'extraalberghiero, quindi HomeAway e altri portali che non interessano al settore alberghiero. Ha un sistema di pagamento che non è costituito da un fee annuale, ma da commissioni sul transato. Quindi una specifica percentuale su quanto voi vendete tramite questo sistema di booking. Altra cosa sostanzialmente diversa rispetto a un booking engine standard è che la camera viene opzionata alla fine del percorso di acquisto, e cioè quando l'utente va a la camera, la struttura viene opzionata, quando l'utente va a acquistare dà un'opzione che dura 2 ore, poi è il titolare che conferma diciamo l'ok per l'acquisto. Bene, questa prima parte è terminata. Mi auguro ci siano delle domande e mi auguro ancora di più che io possa fornire le giuste risposte. Sono qua e aspetto dalla regia.
Allora, ecco qua, io c'ho due domande. La prima è possibile fare pubblicità all'interno del blog aziendale? Nessuno me lo vieta, ok? Ma non è consigliabile. Il blog aziendale, come dicevo, è una zona franca, ok? È una zona franca. Che non deve essere creata per vendere. Okay? Io creo il mio blog aziendale per accogliere i miei clienti, parlo con loro in maniera molto pacata e semplice. Assolutamente io non venderei nulla nel mio blog aziendale. Ovviamente deve essere all'interno di una struttura, che è il nostro website, costruito e fatto per vendere. Okay? Avete capito la differenza? Il blog serve a relazionarsi, che deve essere all'interno del vostro sito web che è fatto per essere transazionale. Mi chiedono Booking e ottimo Booking e Vacation Pal, cos'è? Non ho ben capito, per prenotare camere. Allora, ritorno indietro. Allora, ottimo Booking è un booking engine, ok? È un'azienda che produce un software sostanzialmente che si chiama Ottimo Booking, che va inserito all'interno del mio sito web e serve a vendere camere di una qualsiasi struttura ricettiva, dall'hotel al bed and breakfast all'agriturismo. Vende camere night by night oppure vende pacchetti, è collegato con Facebook TripAdvisor e rende il vostro sito web transattivo, pronto alla vendita. In tre passaggi l'utente sa se ci avete disponibilità, quanto costa la disponibilità che avete, quanto costa la vostra camera e può direttamente acquistarla. Vacation Pal è la stessa cosa, ma è specifico per le ville. Quindi, se voi avete una villa che mettete in vendita, totalmente, ad esempio di settimana in settimana, Vacation Pal è il booking engine ideale per ottenere questo, per vendere la vostra villa. Ok? Poi un'altra domanda è estrema conseguenza dell'esperienziazione può portare alla creazione di bisogni nel consumo? No, l'esperienziazione che cos'è? Non è nient'altro che rendere un prodotto non per le sue caratteristiche, ma per le esperienze che il consumatore può vivere con quel prodotto. Okay? Il marketing, così come nessuna scienza economica, instilla dei bisogni all'interno del consumatore. Scordiamocelo, non è il nostro compito, anzi un bisogno deve essere espresso e deve essere ben sentito da parte del consumatore, se no vi è la vendita senza avere soddisfazione. E il marketing man vuole un rapporto, non vuole la vendita, vuole qualcosa che duri nel tempo, non vuole vendere e basta. Ok? Bene, direi che ci siamo, se la regia non mi dice più niente, andiamo avanti con la seconda parte. Qui parliamo di advertising. Bene, abbiamo creato il nostro spazio transazionale, quindi abbiamo costruito il nostro sito web per fare in modo che l'utente si diverta anche nell'acquistare. Abbiamo creato uno spazio relazionale all'interno del nostro sito web che è il nostro blog. Abbiamo distribuito i nostri contenuti tramite i nostri social network. Adesso vogliamo dare un po' di benzina, per fare in modo che il nostro potenziale cliente poi, si manifesti, acquistando. Cosa meglio dell'advertising, dell'online advertising? Niente, niente di meglio di questo strumento per ottenere questo risultato. Allora, il modello standard di una campagna di advertising è la contestualizzazione, la pianificazione, la definizione del target, l'acquisto, la realizzazione e il controllo. Ovviamente è un modello standard, può essere diversificato, però mi piace puntare l'attenzione sulla contestualizzazione.
Non esiste campagna di advertising, così come non esiste nessun processo di business all'interno di una struttura organizzata, se non vi è contestualizzazione. Con contestualizzazione intendiamo dire sempre le variabili che definiscono la nostra azienda. Quindi non sono solo la nostra azienda, ma la nostra organizzazione, le risorse umane, il mercato, i nostri competitor, il periodo in cui decidiamo di fare la campagna di advertising. Cioè, ci dobbiamo mettere intorno a tavola e dire, ok, cosa succede intorno a noi oggi prima di fare una campagna di advertising? Poi tutto il resto nasce dalla contestualizzazione. Può anche non rispettare il modello standard, ma la contestualizzazione è fondamentale. Altra cosa fondamentale, ed è l'ultimo passaggio, è il controllo. Se non c'è controllo, non posso capire, non posso sapere se ho raggiunto gli obiettivi. E se non so se ho raggiunto gli obiettivi, non capisco nemmeno se la mia campagna di advertising ha funzionato o no. Quindi il controllo è fondamentale ed è tra l'altro una delle caratteristiche che un obiettivo deve avere, cioè deve essere controllabile, ok? Misurabile. Piccola videata di cos'è il visual advertising. Questa è una videata, lasciamo perdere gli specifici banner. Ecco, ho detto questa parola, banner, voi tutti sapete che cos'è un banner. Il visual advertising inizia così, con dei banner che sono diversificati su base della posizione, sulla base della grandezza, sulla base dei colori, sulla base dell'animazione o meno. Insomma, li conoscete, avete avuto modo di apprezzarli o di odiarli. Ora non fanno più tanto parte del visual advertising, o quantomeno non come una volta. Vediamo adesso anche il motivo. Oltre al banner, vedete come ci stiamo già spostando dal banner a qualcos'altro, e cioè il pop-up è un elemento che si apre in sovrimpressione rispetto alla schermata principale del browser, ok? Ricordiamoci che esistono dei plugin sul nostro browser, Internet Explorer, Firefox, che bloccano i pop-up. Pop-up under è un pop-up che si apre di nascosto. Quando vado a chiudere il browser principale me lo ritrovo lì. Lo skin è una sorta di copertina, di cornice che occupa l'intero sfondo di un sito. Tra le caratteristiche generali di una campagna di advertising dobbiamo fare riferimento anche alle modalità di pagamento e gli indici. Le modalità di pagamento più utilizzate, vi sto dando degli input perché sicuramente quando andate a digitare advertising vi scontrerete con queste sigle: CPM, CPC, CTR, conversion rate. Allora, il CPM è il cost per mile, il CPC è il cost per click. Cosa vuol dire? Quanto mi costano 1000 visualizzazioni? Se io faccio una campagna di advertising e il costo è di 20 euro CPM, vuol dire che 20 visualizzazioni, diciamo che 1000 visualizzazioni mi costano 20 euro. Quindi il mio banner, ad esempio, è stato visualizzato per 1000 volte da 1000 persone. Non è detto tutte 1000 persone diverse, ok? Possono essere anche visualizzate da 1000 persone più volte. Il CPC è il cost per click. È molto più efficace. Perché? Perché pago solo quando il mio utente va a cliccare sul mio banner. Gli indici sono il click-through rate, e cioè quanti click ogni 100 visualizzazioni. Se io ho un CTR del 2%, vuol dire che su 100 visualizzazioni due utenti hanno cliccato sul mio advertising. La conversion rate è qualcosa di approfondito. Posso avere una conversion rate del 2 per 1000, e cioè su 1000 persone che hanno visualizzato il mio advertising, solo due poi hanno cliccato ed hanno effettuato una determinata operazione all'interno del mio sito web, ad esempio l'acquisto. Okay? Capite la differenza tra CTR e conversion rate? CTR clicca e basta,
conversion rate è in percentuale quante persone poi effettivamente hanno effettuato ad esempio l'iscrizione ad una newsletter o l'acquisto, perché i banner non funzionano più. Allora, non è vero che non funzionano più, funzionano molto di meno di come funzionavano una volta. Non funzionano più perché il banner si basa su due modelli che non vanno, cioè l'outbound e l'interruption. Cosa vuol dire? Io produttore faccio push sullo svolgimento di un'azione che sta compiendo il mio utente, ma magari sta facendo tutt'altra cosa, non è interessato in quel determinato momento al mio prodotto, al mio servizio. Quindi chi sono io per fregiarmi la capacità di dire no, tu devi essere interessato a quello che ti propongo. Ricordate i 5.000 messaggi di cui sopra, no? Io ne devo gestire giornalmente 5.000. Se non sono interessato al tuo banner, non ci clicco, non c'è niente da fare per quanto bello possa essere. E l'interruption, non voglio più interruzioni. Se io sto facendo una cosa, se sto gingillando su Facebook, o sto chattando con WhatsApp, non voglio essere interrotto. Oggi il consumatore è interessato a modelli basati sull'inbound e la permission, e cioè io ti do il permesso di rompermi le scatole, tra virgolette, perché sono interessato a quello che tu mi vuoi dire, e sull'inbound. Cioè il produttore sa perfettamente che tu hai dato questo permesso, ok? Da questa situazione i modelli che oggi sostituiscono il visual advertising classico sono il contextual advertising, behavioral targeting e il retargeting. Che cosa sono? Molto veloci. Contextual advertising è un advertising che si basa, un visual advertising, che si basa sul contesto. Quindi se io ho un sito web che parla di determinati argomenti e all'interno del mio sito web c'è un argomento destinato al food and beverage, bene, lì metterò il mio visual advertising che riguarda il food and beverage, perché l'utente già sta leggendo sul food and beverage e quindi è contestuale l'advertising rispetto a quello che l'utente sta facendo. Visto, non c'è più interruption, non c'è interruzione rispetto a quello che sto facendo. Behavioral targeting è sostanzialmente la stessa identica cosa, in maniera un po' più precisa, perché il behavioral targeting utilizza i cookie per tracciare il comportamento dell'utente. A seconda del suo comportamento io fornirò un determinato advertising. Il retargeting è una cosa che tutti voi avete vissuto sicuramente, e cioè la possibilità di chiedere informazioni sulla una bella crociera che vorreste fare con tutta la famiglia quest'estate. Benissimo, chiedete informazioni, andate a vederle, MSC, Costa Crociere, Royal Caribbean, quello che volete. Dopodiché non effettuate l'acquisto, a distanza di due settimane state navigando, state, come si dice in termine tecnico, terribile, googlando, e che cosa vi compare? Vi compare un bel advertising di Royal Caribbean che vi dà un'offerta fantastica per una crociera per tutta la famiglia. Dice, porca miseria, come sono bravi. Non è che sono bravi, ci sono degli strumenti apposta per fare in modo che tracci il fatto che voi due settimane prima avete cercato delle cose in merito alle crociere. Ok? Il futuro cosa ci sta regalando? Ci sta regalando la wearable technology, per chi non lo sapesse, è l'Apple Watch, una tecnologia indossabile. Ok? A cosa serve? A nient'altro che a tracciarci. Più veniamo tracciati, più l'advertising è specifico su quelle che sono le nostre esigenze. Face recognition, la stessa identica cosa. Perché le aziende stanno spendendo centinaia di milioni di euro, Facebook, Google, per acquisire aziende specializzate nel face recognition?
Proprio per questo, perché da un semplice selfie loro possono, su una base di dati ampia, capire, c'hai gli occhiali? Allora potresti essere interessato a delle lenti particolari. C'hai gli occhiali da sole? Hai determinati gioielli? Hai il piercing? Benissimo, noi ti diamo quello che, quello di cui tu hai bisogno. Parliamo ora di Facebook. Ne tratteremo tre advertising specifici. Facebook, Twitter è il re di tutti gli online advertising, non ve lo dico, ma lo conoscete già. Il pannello di controllo ci permette di gestire 8 diversi tipi di advertising. È molto semplice, non c'è bisogno che vi spieghi come fare, perché decidete che tipo di campagna volete fare. Volete interazione con un determinato post? Volete che l'utente vi metta mi piace? Volete che faccia click sul sito web? Volete che converta all'interno del sito web? Volete installare un'app? Volete far interagire con una determinata app? Volete delle risposte o volete delle richieste di offerta? A seconda dell'obiettivo che noi ci prefiggiamo, decidiamo come impostare la nostra campagna. Il secondo passo è definire il luogo, l'età, la lingua, il sesso, gli interessi, i comportamenti, le connessioni. Che cosa ci permette tutto questo? Ci permette di partire da un target molto ampio e da un budget ovviamente elevatissimo, fino ad andare a spendere veramente poche decine, massimo centinaia di euro, per raggiungere un target specifico e preciso. Abbiamo un ristorante, facciamo, che so io, una cena con una selezione di vini del Lazio e vogliamo dirlo a tutti quelli che sono di Roma. Benissimo, luogo Roma. Che età ci interessa? Beh, non certo i ventenni, ma dai trentenni ai cinquantenni. Bene, che lingua vogliamo? Italiani, italiano. Bene, sesso? Indifferente, maschio o femmina. Interessi? Beh, santo cielo, vino. Comportamenti? Hanno fatto degli acquisti sul vino, eccetera, eccetera, fino a definire il vostro target specifico. Poi definite il budget giornaliero, la data di partenza, data di fine della campagna. È una cosa talmente facile che un bambino di 6 anni riesce a fare una campagna di Facebook. Un po' più complesso, ma nemmeno tanto, è il pixel di conversione. Il pixel di conversione è un codice che va inserito all'interno della pagina che si vuole monitorare, okay? Ad esempio sulla pagina di ringraziamento per l'acquisto di una smart box, okay? Che ci permette di fare che cosa? Quando facciamo una campagna di advertising, voglio, qua c'è il pixel di monitoraggio, ok, perfetto, sì. Quando faccio una campagna su Facebook, voglio capire quante persone poi effettivamente sono andate nella pagina di acquisto. La mia landing page era una pagina d'acquisto, una volta fatto l'acquisto c'è la pagina di ringraziamento. Bene, capisco quante persone hanno convertito, hanno fatto click e in più hanno acquistato. Invece il pixel di monitoraggio, molto interessante, perché mi permette di mettere all'interno di ogni pagina del mio sito web un codice che traccia tutte le persone che sono state, che sono loggate con Facebook e che sono interessate al mio prodotto. Allora, se le persone sono interessate all'F&B, allora a questo punto a loro rivolgerò una campagna di retargeting o di remarketing specifica sui miei advertising, sui miei annunci del food and beverage. Twitter, altro social network, i tipi di campagna sono 5 invece che 8, mi permette di acquisire follower, generare click e conversioni verso un sito web, generare engagement, generare nuovi lead, promuovere una mobile app. Twitter si basa la campagna di advertising sulla creazione della card, questo è il link dove andare per creare la propria card. A questo link, questa card, tu puoi agganciare delle foto, dei video, una media experience, lo chiama Twitter, per spostare il traffico, drive traffic, verso il tuo website.
l'annuncio di Twitter è costituito da un heading, cioè un capotesta di 70 caratteri e un bottone finale. Fondamentale il bottone finale. Il bottone finale rappresenta la nostra call to action, che non deve mai mancare a una campagna di advertising. Non esiste una campagna di advertising, ma nemmeno una campagna di content marketing senza call to action. La call to action è ok, fallo, visita ora, leggi di più, guarda subito, compra ora, prenota ora per sapere di più. Cioè stimolare l'utente nel compiere una determinata azione. Qual è il budget il target di Twitter? Definisce un target per parole chiave utilizzate, ad esempio, dall'utente nelle varie ricerche, per interessi e per tipi di follower. Ad esempio, io voglio fare un annuncio, un advertising su tutti quelli che seguono, che so io, un influencer sui vini. Proprio perché sto facendo una campagna per la mia cena dei vini laziali. Bene, produrrò l'advertising solo su quei follower. Televisione, quindi tutti quelli interessati a determinati programmi e a segmenti di pubblico personalizzato. Ora parliamo del principe, del re, direi, dell'advertising online, e cioè di AdWords, di Google. Un breve cenno sul SERP. SERP significa Search Engine Result Page, e cioè la pagina dei risultati che viene visualizzata ogni volta che l'utente effettua una ricerca. Quando io cerco vini laziali, mi compaiono dei risultati. Lo spider ricerca, crea un indice e restituisce dei risultati che mi vengono sottoposti. SEO, molti sanno che cos'è il Search Engine Optimization, pochi sanno che cos'è il SEM, il Search Engine Marketing. Allora, il SEM è una qualsiasi attività volta a migliorare la posizione di un sito web all'interno dei motori di ricerca, ad aumentare il traffico proveniente da questi ultimi. Bene, il SEM in che cosa si esplica? Si esplica nel SEO. Quindi quando faccio queste operazioni di marketing io posso suddividerle idealmente in due filoni. SEO, ottimizzo per fare in modo che all'interno di una ricerca, come si suol dire, organica, compaia il mio sito internet, oppure faccio advertising. All'interno del SEM c'è il mio advertising online, fare in modo che il mio risultato, cioè all'interno della mia SERP, anzi all'interno della SERP dell'utente, compaia, se non nei risultati organici, ma nei risultati a pagamento, il mio sito web. Noi andiamo a parlare dei risultati a pagamento. Però è d'obbligo dirvi che prima di iniziare una campagna AdWords, sarebbe meglio farlo prima di iniziare qualsiasi cosa all'interno della nostra azienda, dobbiamo chiederci: il nostro sito è all'altezza? È come, che so io, invitare delle persone a cena a casa nostra, persone di cui non conosciamo la provenienza, potrebbero essere anche paradossalmente dei critici culinari che vengono a cena a casa nostra. Quindi siamo proprio sicuri di essere pronti? Cioè siamo in grado di produrre del cibo all'altezza, ma soprattutto casa nostra è sistemata? L'abbiamo pulita. Quindi SEO l'abbiamo fatto, web marketing l'abbiamo fatto, all'interno del web marketing, all'esterno del web marketing, il nostro piano di marketing è stato strutturato, ma ancora di più, la cameriera è formata, perché se non abbiamo un'organizzazione coerente, allora pensiamo prima a sistemarla, pensiamo prima a sistemare il nostro prodotto, poi pensiamo a fare advertising. Non facciamo advertising se non abbiamo un prodotto valido. Prima rendiamolo valido, ok? Abbiamo un prodotto fantastico, dobbiamo rispettare una regola principe, e cioè il testo dell'annuncio in AdWords, ma dovrebbe funzionare, funziona per qualsiasi tipo di annuncio, è specifico, corretto, chiaro, deve evidenziare le caratteristiche distintive del vostro prodotto o servizio. Quindi deve differenziarsi dagli altri. Ok, non andrò a parlare di unit selling proposition o altre tecniche.
L'importante è che alla domanda, ma evidenzia veramente una caratteristica che tutti i clienti mi dicono che il mio prodotto ha? Sì, bene, avete raggiunto l'obiettivo. Il titolo non può superare i 25 caratteri, la descrizione può essere di 70 caratteri, due righe, 35-35, l'URL non può superare i 35 caratteri. Avete capito quanto è complicato far racchiudere queste caratteristiche all'interno di un annuncio? È molto complicato. Per questo un mio suggerimento è: non fatene uno, non fatene due, non fatene tre, fatene quanti più possibili. Non è che vi costano di più. Non è che se fate 10 annunci o 20 annunci spendete di più. Spendete la stessa cifra, perché comunque AdWords funziona per click, ok? Quindi se ne fate 100, meglio, perché avete più materiale su cui fare le vostre misurazioni. Su quei 100 capite quali hanno un migliore click-through rate e li scegliete di conseguenza. Il ROI, il Return of Investment, il ritorno della campagna AdWords, è funzionale rispetto a questi elementi. Click-through rate è chiaramente... migliore il click-through rate e migliore il nostro ROI. Se avete un click, un CTR pari a 0,1%, c'è qualcosa che non funziona. Cioè, vuol dire che una persona su 1000 clicca, è un po' pochini. E se avete un click-through rate del 2%, beh, state andando verso la direzione giusta. La pertinenza delle parole chiave rispetto all'annuncio, certo, la cosa che dovete scegliere sono le giuste parole chiave. Se voi scegliete vini del Lazio e poi l'annuncio si riferisce a una cena in cui fate assaggiare i vini della Toscana, il ROI non sarà mai un buon indice. E la landing page. Che cosa è la landing page? È la pagina di atterraggio, una pagina che deve essere dedicata e mirata, a meno che non vogliate fare un advertising sul brand, cioè sul vostro marchio, cosa che potete tranquillamente fare, ma a meno che non vogliate fare questo, se il vostro advertising vuole definire delle azioni specifiche che vi aspettate dall'utente, dovete costruire una landing page, dovete fare una pagina dedicata e mirata, dovete rendere l'esperienza coerente con ciò che promettete sull'annuncio, ok? Dovete conquistare subito l'attenzione, parlate subito di quello che volete far fare all'utente, dell'esperienza che volete fargli vivere, formattatela, fatela bene, non affidatevi a un format raffazzonato. Provate diversi tipi di media, in questa pagina mettete le foto, mettete i video, mettete le animazioni e poi... sempre, vale sempre la stessa cosa, call to action. Sapete che hanno fatto una statistica che al termine di una telefonata all'interno di una struttura ricettiva, se il receptionist suggerisce al cliente, bene, posso prenotare la camera, posso bloccare la camera, otteniamo 4 volte i risultati migliori rispetto a non... dirlo al cliente. Quindi la call to action ci vuole. Chiedete al cliente cosa vorreste che lui facesse. Bene, anche questa parte è terminata. Sono andato veloce perché le cose sono tante, ma ripeto, per me è fondamentale non tanto darvi molti concetti, ma darvi degli stimoli per poterli poi approfondire. Io sono a disposizione, se la regia mi porta delle domande, io ben volentieri tenterò di rispondere. Allora, mi dicono, quindi il banner non funziona, lo sconsigli? Ce ne sono tanti altri di strumenti, li abbiamo visti, iniziamo con quelli che vi ho indicato, sicuramente il banner può comunque rientrare nel vostro piano di online advertising, se avete ovviamente gli opportuni
budget, ok? E poi mi si chiede, tra una campagna di advertising su Facebook o su Google, quale consigli? Twitter? No, scherzi, scherzi a parte. Che dire, né l'una né l'altra, dipende dai risultati che volete ottenere. Se siete orientati più a un ambito click-through rate, oh, beh, se siete orientati più a un ambito relazionale, allora datevi da fare su Facebook, fate una campagna di advertising su Facebook. Se siete orientati più magari a un ambito specificatamente transazionale, utilizzate AdWords. L'indicatore CTR, click-through rate. Allora, se io ho un click-through rate del 2%, ok, vuol dire che su 100 visualizzazioni del mio annuncio, due utenti hanno fatto click. Ok? Tanto per essere ancora più chiari, io pubblico il mio annuncio su Google, sulla rete di Google. Lo vedono in 1000, ci cliccano in 20, il 2% è il mio click-through rate, cioè due persone su 100 non si sono limitate a vedere, ad averlo visto, ma hanno fatto click. E quindi dovrebbero quantomeno essere cadute sulla mia landing page. Okay? E da lì, quanto io meglio ho saputo elaborare la mia landing page, tanto più io ho alzato il mio tasso di conversione. Quindi tanti più risultati positivi ho ottenuto. Okay? Spero di essere stato sufficientemente chiaro. Bene. Si va avanti con la terza e ultima parte, fondamentale. Allora, quando faccio questa domanda ai miei seminari, e cioè con quali tipi di mail si può fare advertising, tutti mi dicono la newsletter, ok? Tutti mi dicono la DEM, qualcuno mi dice la DEM, mai nessuno mi dice l'email personale o l'email automatica. Che cosa sono le email personali? Beh, lo sappiamo. Le email personali sono le mail che utilizziamo giornalmente nel nostro ambito lavorativo per rispondere a determinate richieste da parte di clienti, da parte di fornitori, da parte di collaboratori. Nella nostra mail personale, ci dovrebbe essere, se non c'è, per favore, mettetela, una firma, quindi Mario Rossi, receptionist, hotel Pinco Pallino, Roberto Bianchi, executive chef, ristorante, bla bla. In questa firma ci dovrebbero essere tutte le indicazioni atte a individuare l'azienda, quindi la via, il sito web, il numero di telefono, il numero di fax, quello che voi ritenete importante per farvi contattare. Oltre a questo, noi possiamo, quando facciamo il nostro bel piano di web marketing, all'interno del nostro piano di advertising, dire benissimo, noi in questo mese facciamo advertising sull'email personale, quindi aggiungiamo alle firme dei nostri collaboratori anche che si terrà la famosa cena con i vini del Lazio. Perché non sfruttare le email personali che sono uno strumento fondamentale? Pensate che l'email personale, quando parte un'email personale, è perché uno ce l'ha richiesta, non perché non è outbound, è inbound. Ci viene richiesta una risposta. Nella risposta noi non facciamo nient'altro che aggiungere anche qualcosa di promozionale. Le email automatiche sono il grazie per esserti iscritto, grazie per averci contattato, anche lì. Oltre alla firma, mettiamo l'annuncio che vogliamo veicolare. Poi ovviamente c'è la DEM, Direct Email Marketing, e la newsletter.
Che cos'è l'email marketing 2.0 rispetto all'1.0? E il massimo rispetto per i clienti e la loro privacy. Ricordiamoci che gli utenti sono stufi di essere spammati, cioè di ricevere pubblicità non voluta. Chiaro? Quindi il cliente è il nostro re e il re non si disturba quando non si è interpellati, lo si fa solo quando viene richiesto qualcosa. Quindi le mail a chi non ce le richiede non devono essere mandate, mai, per nessun motivo, per nessuna ragione. Quindi si interessa, pensa di più alla, più che alla vendita, alla brand awareness, cioè la conoscenza del marchio, è un giusto equilibrio tra contenuto e pubblicità, si è orientati verso il medio e lungo periodo. La frequenza della newsletter, ad esempio, è personalizzabile e i mittenti sono umani, non sono sistemi automatici, non esiste non rispondere a questa mail perché questo è un sistema automatico, ma che sono un robot? Ma tu mi chiami per nome e cognome, mi merito che la persona che mi contatta sia anch'esso un essere umano e ci abbia un nome e un cognome. Come ottengo queste mail? Devono essere richieste, se le mail devono essere volute da parte dei clienti, solo da loro li posso ottenere. Quindi dal sito internet tramite l'iscrizione, ad esempio, alla newsletter, o dal sito internet grazie al booking engine o all'e-commerce, oppure al desk, alle colazioni, parlando con il cliente. Il vostro personale, che abbiate un albergo, un bed and breakfast, un ristorante, deve essere tutto formato in modo da trasferire le informazioni che ottiene dal cliente direttamente al customer relationship management, cioè al sistema che gestisce le relazioni con il cliente. Può essere anche un semplice foglio di Excel, ok? Ma l'importante è che ci sia. Quindi al desk, quando fate ad esempio firmare la schedina di pubblica, adesso non si fa più firmare, quando fate firmare il permesso per la privacy, beh, chiedete anche la mail al vostro cliente, o prima o dopo, quando chiedete il conto, quando fate pagare il conto, chiedeteglielo, non vi costa nulla ed è veramente importante. Prima di scrivere una mail, bisogna integrare e armonizzare le variabili per conoscere il vostro cliente, aggiornare, ripulire, completare il proprio indirizzario. Io ho visto delle cose inaudite, cioè mail che arrivavano da 787 fonti diverse, fogli Excel, schedine scritte a mano, internet, sistemi di rilevazione della presenza, un disastro. Allora, non si fa una campagna di mail marketing 2.0 senza avere un indirizzario, un database pulito e preciso. Mi è arrivata questa mattina una mail da parte di una fantomatica associazione che faceva un super mega seminario formativo fighissimo e bellissimo, mi diceva: caro Cino Wang Platania, ti invitiamo a questa cosa qua, hai bisogno di formarti perché il tuo... Ma io sono un formatore. Allora, si deve dividere, bisogna fare diverse liste. Se io sono un formatore, tu punterai sul fatto che magari puoi conoscere altri colleghi, e poi ci deve essere un nome alla fine di questa mail. Sono Mario Rossi, ti sto scrivendo da questa azienda. Fate attenzione, perché è una opportunità che vi giocate in 5 secondi. È necessario, appunto, studiare il tipo, la quantità, il contenuto più appropriato per specifici cluster, ok? Quindi le mail, la newsletter per... è banale, la newsletter per gli inglesi non può essere la stessa che per gli italiani, per un fatto linguistico, e poi suddividete ulteriormente. Quella per UK non può essere la stessa di quelli del mercato USA, chiaro? C'hanno delle istanze diverse. Le variabili di una mail, campo da, campo oggetto, campo che contiene allegati, i saluti, il corpo del testo, la chiusura e la firma. Tutti questi vanno tenuti in considerazione, ma soprattutto il campo da e il campo oggetto.
Perché? Perché il campo è la prima cosa che vedo. Da chi mi arriva? Allora, non mi può arrivare da Hotel Pincopallino, perché l'hotel è un'entità umana, eh? O ristorante Boccon dei Ghiotti. Ma non esiste. Io voglio che mi arrivi da una persona. Il campo da dovrà contenere da Mario Rossi, executive chef, ristorante Boccon dei Ghiotti. Il campo oggetto deve essere chiaro. Non una mail per te, grazie. Certo che è una mail per me, ma cena, invito alla cena di degustazione dei vini laziali mercoledì 11 gennaio, ok? Quindi, saluti iniziali, parte centrale, concentrarsi sul primo paragrafo è fondamentale, l'attacco è fondamentale, pensate a un qualsiasi film hollywoodiano, ok? Di quelli che ci fanno divertire per un'ora e mezza. Come inizia il film? Inizia sempre i primi 10 minuti con una scena bellissima, coinvolgente al massimo. Perché? Perché alzano l'attenzione dell'utente. Stessa cosa dobbiamo fare noi. Concentriamoci sul primo paragrafo. Facciamo una domanda ad impatto. Ma tu gli hai mai sentiti i sapori del vino dell'Alto Lazio? Profumano di fresco e di primavera. Sto inventando, ma cercate di stimolare la fantasia, ok? Firma, tutti i dati essenziali, utilizzate sostanzialmente questo schema. Si chiama piramide invertita, prima le informazioni fondamentali, poi le informazioni importanti, poi quelle secondarie, poi i dettagli e poi tutto il resto. Dopo che avete scritto la mail come vi ho suggerito io, dovete farvi queste domande. Attira l'attenzione, si legge volentieri, contiene novità, stimola la curiosità, la voglia di fare, di vedere, è credibile, informativa, lascia un'impressione positiva, è come un piatto del vostro ristorante. Dopo che lo avete mangiato, vi lascia un buon sapore in bocca. Bene, la mail è la stessa cosa. Dopo che l'avete letta, o meglio ancora l'avete fatta leggere a un vostro collaboratore, lascia in lui una buona impressione. Se rispondete sì a tutte queste domande, la mail è ben fatta. Ora, quali strumenti per gestire le mail? Allora, Outlook va bene, avete 100 persone a cui mandare la mail? Outlook va benissimo, ok? Ancor meglio utilizzare uno specifico software installato sul PC. Quindi il server che utilizzate è quello che il provider, cioè quell'azienda che vi sta permettendo di navigare internet, vi ha messo a disposizione, ok? Oppure scegliete una soluzione in outsourcing, cioè una soluzione sul web che faccia tutto per voi, che vi metta a disposizione uno spazio, uno strumento dove scrivere la vostra mail, dei server dove poterla inviare, ok? Ci sono vantaggi e svantaggi in queste tre tecnologie. Le caratteristiche da considerare sono l'SMTP, cioè il server preposto all'invio della mail, il vostro SMTP, quello che voi utilizzate dal vostro computer, il vostro provider ve lo ha messo a disposizione perché voi possiate scambiare le mail personali, non perché possiate mandare 2000 mail a settimana. Se mandate 2000, 3000 mail, 4000 mail a settimana, il vostro provider vi dice fermi un attimo, voi non state utilizzando il mio server per mandare le mail ai vostri amici o ai vostri clienti one to one, state facendo spam. Quindi attenzione ad utilizzare in questo caso Outlook come gestore delle email, chiaro? Perché se avete tanti utenti, Outlook non va più bene, ok? Il tracking. E cioè il monitoraggio. Outlook non ce l'ha. Outlook non funziona per monitorare che cosa succede con la vostra mail. Il software installato su un PC, sì, lo può fare. Okay? Anche una soluzione in outsourcing. Gestione cancellazioni, Outlook non lo può fare. Voi ogni mail che mandate dovete dare la possibilità all'utente di cancellarsi se non vuole essere, se non è più interessato a sentirvi.
deve essere integrabile, deve esserci, devono esserci delle referenze quando scegliete un sistema, deve essere funzionale e ci sono diversi modelli di prezzo. Ora, ne andiamo a vedere qualcuno. Due in outsourcing, MailChimp e MailUp, uno in installato sul computer SendBlaster. Allora, sui primi due, MailChimp e MailUp, non vi sto ad elencare le singole caratteristiche, ve le vedete dalla slide oppure ve le vedete direttamente sul loro sito internet. Due cose fondamentali. MailChimp è gratuito fino a 2000 mail. Quindi se avete una lista di 2000 mail, massimo 2000 mail, e a questa lista non inviate più di 12.000 email al mese, prendete MailChimp. Non pensateci due volte, è gratuito, almeno iniziate a farvi un pochino il callo, ok? MailUp invece è a pagamento, ok? Molto buono, ti dà 400 modelli già preimpostati grafici, quindi non dovete lavorarci sopra, cioè, scegliete uno di questi 400 modelli, di quelli che più si avvicinano al vostro stile grafico. E una cosa a suo vantaggio è un'azienda italiana, a differenza di MailChimp, MailUp è totalmente italiana ed è un'azienda che fa vedere i sorci verdi alle aziende internazionali. Quindi se le vostre mail superano le 2000 unità, occhi chiusi MailUp. Perché? Boh, perché se i soldi vanno qua in Italia noi siamo più felici. SendBlaster è uno strumento che costa 99 euro o 99 dollari, non ricordo, si può installare all'interno del vostro PC, però utilizza i server che il vostro provider vi ha messo a disposizione, quindi attenzione, non ne mandate 12.000 al mese perché poi vi bloccano, ok? SendBlaster è uno strumento che mi dà controllo perché fa il tracking, fa una serie di statistiche importanti, ma su numeri importanti non vi fate abbagliare dal prezzo. Utilizzate uno strumento in outsourcing come quei due che abbiamo visto prima. Statistiche. Non ci sono campagne di advertising, non ci sono campagne marketing, non c'è business se non ci sono le metriche. E nell'email marketing è la stessa identica cosa. Quali sono le metriche dell'email marketing? Sono queste: email sent, hard bounces, soft bounces, delivered, inbox delivered, opens, unique full opens, web version viewers, forwards, click through, conversions, unsubscribers. Allora, ve le spiego velocemente, sono tutte statistiche metriche che possono essere molto utili per capire che cosa funziona e cosa non funziona nella mia campagna di email. Quante mail ho spedito? Ovviamente è la statistica, il metro più semplice. Quante email mi sono tornate indietro? Cioè non sono state recapitate? Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un errore. Quanti errori, quanti indirizzi mail hanno provocato un errore hard, vuol dire grave? Ad esempio server inesistente, quello è un errore grave. Sugli errori gravi io non faccio che compiere una sola azione, elimino quell'indirizzo, punto, non li tengo. Soft bounces sono errori non gravi, ad esempio l'indirizzo è pieno, quindi li tengo e lui automaticamente reinoltra la mail una seconda, una terza, una quarta volta. Delivered, quante mail sono state spedite? Sono arrivate al server di destinazione, quante mail sono arrivate dentro l'inbox, quindi dentro l'indirizzo specifico, quante mail sono state aperte, quante mail hanno avuto un'unica apertura, quante mail sono state totalmente aperte. Avete presente che quando vi arriva una newsletter dovete cliccare col destro per vedere le immagini? Benissimo. Lui può tenere, su qualsiasi sistema, può tenere traccia di questo.
Cioè, quante persone effettivamente hanno visto tutta la mail aprendo anche le immagini? Perché è importante. Vuol dire che l'utente ha compiuto un'azione. Se non, sebbene non sia quella che magari si aspettava il produttore di questa mail, comunque qualcosa ha fatto, quindi qualche risultato l'ho ottenuto. Quante persone hanno visto la mia versione web? Quante mail sono state, newsletter sono state forwardate, rigirate? Quanti click ci sono state? Che conversioni ci sono state? E quante persone si sono disiscritte? Allora, il tasso di consegna è fondamentale. Il tasso di consegna è il rapporto che esiste tra le email consegnate e le email inviate. Che cosa vuol dire? Vuol dire che questa metrica tiene conto degli errori, dei server, di tutta una serie di circostanze che dovremmo andare ad analizzare se il tasso di consegna è poco elevato. Se c'è un tasso di consegna del 89%, ci può anche stare, ma un tasso di consegna del 50% vuol dire che ho un database che è sballato. Su 100 mail ne ho consegnate 50, c'è qualcosa che non funziona. Quindi l'operazione che non ho effettuato prima, quella di pulire e di organizzare il mio database, devo farla, perché se no il mio tasso di consegna sarà basso. Il tasso di click e di conversione è fondamentale, perché se io c'ho... Allora, consideriamo una cosa, il tasso di click su una mail è di gran lunga superiore rispetto al tasso di click. Il CTR, mi è stata fatta la domanda, potrebbe rispiegare l'indicatore CTR. Il click through rate di una campagna di advertising online è di gran lunga inferiore rispetto al click through rate di una campagna di mail marketing. Quindi quando abbiamo un click through rate dell'1% di una campagna di web marketing, di mail marketing, qualcosa non sta andando bene, perché non ho sistemato il mio database. Distinguo i diversi livelli, faccio più liste, non ne faccio una sola, ne faccio tante, perché se un utente che mi ama alla follia, ama il mio brand, clicca sulla mia mail, io sono contento, ma non sono tanto contento rispetto a quanto potrei essere contento se un utente che non mi conosce o mi conosce poco clicca sulla mia mail. Quindi il tasso di conversione e il click through rate variano funzionalmente al mio target specifico. La conversione è l'obiettivo principale di una campagna marketing. Quindi, a prescindere da tutte le metriche, ok, noi andiamo ad analizzare quante cose abbiamo venduto. Ad esempio, se la conversione che io mi aspetto da quella campagna marketing è rappresentata dalla vendita, o vado a vedere quante persone hanno prenotato la cena con i vini del Lazio. Quello è il mio obiettivo finale. Quindi non dimentichiamocelo, non rallegriamoci quando abbiamo un tasso di consegna del 99%. Oh, che bel database! E quando abbiamo una conversione dell'1 per 1000. Che vuol dire? 1000 mail, uno poi è venuto a cena? Non funziona. La conversione non funziona, devo rivedere tutto il processo da capo. Bene, la terza parte è finita, prima delle domande e delle risposte. Allora, le ultime domande sulla terza parte sono: si possono acquistare le liste di mail? No, diciamo di no. Le DEM si affittano. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'utente Mario Rossi si iscrive alla newsletter del cibo e benessere in Italia. Questa newsletter ha 10.000 iscritti, dopodiché voi, titolari del ristorante, titolari dell'albergo, titolari della promozione turistica, eccetera, chiedete al gestore della newsletter Cibo e Benessere di veicolare un vostro messaggio.
Questo sì, si può fare, ma direi di non spericolarvi nell'acquisto di dubbia provenienza di liste di email di terze parti, ok? Meglio di no, per tutte le cose e le normative riguardanti la privacy. Poi, se uso Outlook per la mia newsletter, dove devo mettere gli indirizzi? Ovviamente, per quello che detto prima, a meno che non abbiate veramente tre clienti, cercate di evolvere, ma se comunque volete utilizzare Outlook, assolutamente non metteteli nel campo CC, ma nel campo CCN, ok? Campo nascosto. Non è che l'uno deve conoscere l'altro, non è un social network, che tutti siamo amici e tutti ci conosciamo, violazione della privacy. Quindi gli indirizzi mail dei nostri clienti vanno messi in campo CCN. Però, ripeto, ci sono degli strumenti gratuiti per gestire le nostre newsletter. Utilizziamoli, ok? Ultima cosa, per qualsiasi, qua c'è la sitografia, i siti di cui vi ho parlato. Per qualsiasi cosa io sono qua, mi potete contattare sia sul sito web sia su tutti, praticamente tutti i social network. Vi saluto e vi auguro una buona serata.